Non pensate che il possibile turn face di Roman possa affossare Cody Rhodes come top face della federazione? Vai Chi te, parla? Finn e poi Simon. Allora, intanto vediamo Roman quanto sarà presente, se sarà una cosa full time proprio settimana dopo settimana, sempre a SmackDown, o se invece sarà una sorta di special attraction e la storyline andrà avanti una settimana sì e due no con la sua presenza. Ovviamente la porteranno avanti settimana per settimana, ma magari la porteranno avanti anche i vari Solo e Company con Roman che ci sarà e non ci sarà. In tal caso Cody ha lo spot comunque privilegiato in quanto campione nel main eventing. Ma qualora Roman fosse costantemente presente in tutti gli show settimanali, non dico che viene oscurato o affossato, perché insomma affossare in questo momento Cody, ragazzi, che se ne dica, è comunque il top face in questo momento, super amato, l'arena lo segue, quindi affossato no. Magari un pochino di ombra, sì, quello sì, perché un personaggio come Roman Reigns è innegabilmente qualcosa di colossale dopo tutto quello che ha fatto. Però vediamo anche come de decideranno la frequenza e le possibilità di presenza di Roman, e in base a quello magari ci faremo un'idea più chiara. Allora, io penso no, che semplicemente nell'ipotesi in cui dovesse essere pienamente face, fatico a vedere Roman che è il Boy Scout, ecco. Cioè, Roman comunque insomma, manterrà delle cose un po' da heel, sarà comunque un face abbastanza atipico, abbastanza antieroe. Quindi secondo me non affosserebbe Cody, perché farebbero due cose diverse. Cody è il face tipo John Cena, cioè l'uomo della compagnia, il volto, quello che deve fare la foto, quello che va qui dai bambini che disabili, piuttosto che va a fare una cosa con la fondazione. Cioè Roma non può essere neanche, anche per il trascorso eccetera, secondo me il face Boy Scout non lo può più essere, non se lo può più permettere. Questo Roman Reigns non lo può più essere. Cody farà quello perché evidentemente a Cody poi piace fare il Boy Scout, ecco, supereroe. Quindi non vedo che si pestiranno i piedi, sinceramente. Vado, Bravo, vado. vai, 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 bravo. Vado. Guarda, realisticamente parlando, non credo che questa cosa avvenga, nel senso che comunque per il fan occasionale, che sappiamo in America essere tanti, o per i bambini, per gli adolescenti, Cody Rhodes, cioè insomma, è Mister America, è tipo il babyface di turno, quindi non credo che questa cosa possa accadere. Dal punto di vista narrativo, sicuramente le attenzioni saranno accentrate su Roman e la Bloodline. Credo che SmackDown, ma questo è il mio parere personale, negli ultimi mesi, insomma, da dopo WrestleMania, stia facendo un po' fatica a farsi seguire, nonostante appunto la presenza di Cody Rhodes, che secondo me dal punto di vista narrativo ha offerto nulla. Adesso almeno abbiamo Roman che ci porta avanti lo show con questa storia che è sicuramente molto accattivante, considerando tutto quello che può accadere con vari ritorni e colpi di scena. Quindi diciamo Cody Rhodes è lì dietro, si fa le sue mini faide. Di roccia lì si fa le sue mini faide, mi è piaciuto. Ma guarda, io sono, magari voi dite che io ho i pregiudizi o comunque tendo a essere, insomma, un odiatore sportivo, diciamo, di Cody. Però, Tu lo odi proprio, non odi però, sportivo no, però, nemmeno. aspetta, ascolta, sfido voi che magari appunto siete meno biased di me, avete meno pregiudizi di me, a dirmi una cosa che è rimasta impressa di Cody al di fuori della storyline con la Bloodline. Io non le ricordo. Il braccio rotto. Cioè, io non le ricordo, La onesto. Lina Sel, La è linea Lina Sel che ha Sel. lottato senza un braccio, per Ok, esempio. poi quella era la prima faida di Cody, poi. Vabbè, che non conta, scusa. Fraso 2 anni. In uno in cui è stato rotto. Poi sì, ma che cosa ha fatto? Cioè, nulla, fra, per questo dico, per me
Cody Rhodes ha rilevanza solo nel momento in cui è al fianco di Roman, vede luce riflessa. Ma, ma secondo me è diverso, ma la puni male. Rilevanza narrativa a SummerSlam con il ritorno di Roman, che ti torno a dire, secondo me è stato rilevanza che non è stato fatto in grado di portare avanti uno show, frate. Non è che è colpa sua, a parte che non è che non è in grado lui, e se non scrivono delle storie adatte, lui non è che sta dietro a scrivere, cioè, che vuol dire? Cioè, un conto allora, è quindi una dire, aspetta, aspetta, fammi finire. Se non ti scrivono le storie degne, non è colpa sua. Se ti ritrovi che ti mettono contro Pippo e Paperino, non è colpa tua. La colpa è di chi scrive delle storie che non sono buone, di chi non crea gli il bene, di chi non ha creato avversari realistici, perché ok, poi AJ Styles può andare bene come primo, cioè può andare bene. Quindi tu mi stai dicendo che personaggi magari come Roman, come Cody, o tornando indietro nel passato magari come un Cena, ma Roman fa cose diverse, ma aspetta, o come i vari, che ne so, Triple H e cose varie, non abbiano mai avuto voce in capitolo sulla costruzione narrativa. Cioè, mi stai dicendo che scrivono il copione e loro dicono bla 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 bla. Ma no, ma non è come noi, poi andare là, mica stanno negli anni 90 che vanno là dietro e dicono io faccio così e fanno tutti pippa. Appunto, fondamentalmente. Appunto, non è che mi fanno così. Dire. No, non mi è fanno così. Ma, cioè, ma pure Priest, quando che, ma pure quando Priest, che Priest, ma avuto storie migliori, oh, ma stavo a scherzare. Scusate se mi inserisco, cerco di... No, cerco, come ti permetti. Ma no, cerco di mettervi d'accordo, perché secondo me avete ragione tutte e due. Democristiano! Però ora cerco di posizionarmi, nel senso... Nel mezzo, fammi scommettere. No, assolutamente, non mi posiziono nel mezzo, assolutamente no, lo capirete dalla domanda che vi faccio. Bra prima ha detto giustamente, ricordatevi qualcosa di concreto che ha fatto Cody, e Simon l'ha citato, la Line Cell senza un braccio, quella performance che credo sia rimasta comunque negli occhi a tutti. Poi Bra giustamente dice sono passati 2 anni e tutto il resto. Io vi dico, 3 mesi fa Cody Rhodes ha chiuso WrestleMania trionfante con una arena in delirio, con un main event chiudendo un regno storico quasi irripetibile, quello di Roman Reigns e della Bloodline. Questo ovviamente è script e è anche scritto nell'albo d'oro, quindi questo è qualcosa che ha fatto. Ma ora vengo al dunque. Io chiedo a voi, quale avversario e con quale scrittura vi avrebbe dato a voi la facilità di avere un Cody Rhodes possibile perdente a Backlash o a Money in the Bank? Cioè, quindi un mese, 2 mesi dopo, no, quella fermati. Ma è una domanda. Aspetta, fermati. Dopo una vittoria del genere a WrestleMania, dove chiudi un regno del genere, io sono dell'opinione che chiunque, e tu qualsiasi storia tu l'avessi scritto, nessuno di noi avrebbe comunque avuto l'hype per un titolo perso, per una storyline che l'avesse fatto. Però lui non si sta parlando di migliore, ne fa un discorso che una storyline migliore, Bryas. Non si la sta Stimo, la potresti fare anche migliore, ma al netto di tutto non sarebbe mai stata convincente. Sta parlando di questo, non si sta parlando di un avversario credibile per Cody. Roman in 2 anni nessuno pensava avesse perso il titolo, eppure io mi ricordo la faida con Cesaro, con Kevin Owens, con Sami, con Jey Uso. È diverso. In 3 anni avremmo pensato 4 volte di perdere il titolo. Appunto, con Roma, appunto, ma io stavo dicendo anni, questo. All'anno, hai detto questo. Con Roman eravamo arrivati a un punto in cui qualsiasi avversario fosse arrivato, soprattutto gli ultimi 4-5 mesi, potevi scrivere anche il libro più bello della storia. Hai detto la stessa cosa. Tu mi hai detto quale avversario per Cody. LA Knight. Esatto. Io dico la stessa cosa. Cody, tu pensavi potesse perdere. Io dico la stessa cosa. Sono d'accordo con te. Tutti avrebbero perso. Quindi uguale, condizione uguale. Esatto. Con uno, anche con gli avversari più di merda. C'era esatto. Con l'altro il niente totale. La domanda che ti faccio è la stessa. Mesi, grazie al cazzo che c'è la storia. Vorrei vedere se non ce l'avessi. Gli ultimi 5 mesi del regno di Roman per te sono stati clamorosi? Con LA Knight,
quelle storie lì con la Veronica, stai, però stai facendo una cosa non corretta, perché ti sto dicendo ti dico, perché gli ultimi 5 mesi di storyline di Roman, come sai, da dopo SummerSlam era saturato, dovevano arrivare È lo stesso difetto, uno all'inizio, uno alla fine. No, ma che difetto? Cody non ha combattuto con nessuno. No, scusa, ma perché c'è una magnitudine enorme. Cesaro, tu veramente pensavi che potesse vincere Cesaro? Sono entrambi figli di una magnitudine enorme. Uno è un regno clamoroso che deve finire a WrestleMania e un altro è un regno cominciato. Ah, tu mi stai confrontando un momento di Cody che deve prendere il volo col momento di fine di Roman che ha battuto tutto il roster e deve arrivare allo scontro finale. Ma che senso ha? Io sono dell'opinione che Roman li ha battuti tutti. Cody c'ha tipo 300 wrestler che ancora deve incontrare. Cioè, che confronto è? Un conto è incontrarli quando sei nel piano della storyline, della narrativa, e puoi perdere. Secondo me, per chiuderla, poi fate voi, per me è uguale, sono opinioni. Secondo me scrivere i primi 3 mesi di regno di Cody Rhodes dopo una vittoria del genere è una delle cose più difficili del mondo. Tra l'altro, scusa, bra, cioè, Roman, a parte che Roman, se vogliamo prenderla tutta, ci ha messo 10 anni per essere amato, quindi... Codice la mettita la sta buttando in cacciare, Simon. Fai finire. Scusa. Ma scusa, se tu andiamo a prendere tutto il regno di Roman, sono tutte storie clamorose. Con Cesaro non è una storia clamorosa. No, invece Cesaro, sai qual è la storia clamorosa? Daniel Bryan che viene cacciato dal WWE e ci fa il match 2 settimane dopo per vendetta. Ma non è una storia clamorosa. Tu pensi che Cesaro potesse diventare campione e Lenet potesse diventare campione? No, cioè, se tu dici di sì. Sei no bias, quello che viene dopo, pure contro Kevin Owens per il 90% delle volte non te l'aspettavi. Chi sta parlando di esito idilico? State decentrando, stiamo parlando di storyline. Sono state tutte clamorose, ma sì, con Cesaro, ma non te la ricordi? Se tu dici questo della storyline con Cesaro, non te la ricordi? Con Goldberg, uguale, Goldberg non l'ha affrontato. Io per esempio quella con Cesaro me la ricordo, quella di Kevin Owens me la ricordo ed erano le prime. Con Cesaro? Fra Cesaro che è partito da underdog, che è andato a vincere la Royal Rumble, la cosa clamorosa. Dai, ma che stai a dire? Facciamo serio. La storia là è si approntano Daniel Bryan contro Roman. Ma c'è un rematch. Roman fa abbandonare Cody è clamoroso, assurdo. No, la storia è quella con Cesaro che dice io ti vendicherò, una menata del genere, e però poi perde. Cioè, non è una storia che stiamo a smuovere le montagne, ma ne ha avute. Poi certo, quando tu inizi a non apparire per mesi a fare un match a fare 4 match all'anno, è chiaro che sono tutte storie clamorose, ma vorrei vedere se non lo fossero. Cioè, te ci devi impegnare per non farcele. Va bene, fra Cody è un fenomeno. Ma io quando mai ho detto queste parole? Tu che fai no perché sei Perché se tu mi vuoi far passare il concetto che Cody ha avuto un regno di cui tutti ci ricordiamo, che è stato rilevante, è un'anziana. Sia chiaro, io non ho detto questo. Ho detto solo, ho cercato di giustificare il fatto perché il regno di Cody secondo me non era semplice da farlo diventare un regno clamoroso nei primi mesi. Ma poi ha avuto la fight con i gestiles che almeno come incontro è stata buona, e poi questa contro solo Sicilia. Ma qual è la storia con i gestiles? Io non me la ricordo. Non è una storia, ma io lo dicevo prima di dirlo, okay. Va bene, quindi Roman ha fatto 5 anni di storie clamorose, 3 anni quanti cacchio sono? No, menti a te stesso se lo dici, ma pure contro lo stesso Drew McIntyre non è così, raga, cioè, dai su. La storia è il paese mio, se devo vincere ha perso, spoiler. Cioè, per me le storie clamorose di Roman sono 4-5. Perché veramente mi ricordo che sono l'inizio contro Jey Uso, la seconda contro Jey Uso, quella che ci porta a WrestleMania 38. Poi, ovviamente, quella contro Cody, che comprende anche il primo anno per me. Cioè, e come quinta io ti metto il main event di WrestleMania 37, per me queste sono veramente le storyline clamorose di Roman Reigns, che veramente per me sono quelle a strapparsi i capelli. Lascerei il paragone comunque per inciso, voi state paragonando con Roman, io non l'ho fatto. Vive di luce riflessa a differenza di Roman, ma è diverso, non sto dicendo che lo so paragonando. Paragone, hai fatto no, hai detto, no, hai detto vive di luce riflessa a differenza di Roman,
l'hai messi sullo stesso livello, chiamaci paragone, l'hai messi in relazione uno con l'altro. Ho detto Cody ha rilevanza solo quando Roman Reigns entra nelle sue storyline, non ho detto uno è migliore dell'altro o questo è peggio dell'altro, è un dato di fatto. Hai detto un'altra cosa, tu hai detto campa di riflessa di Roman. E questo significa che il suo regno e la sua presenza in WWE è narrativamente rilevante solo quando c'è Roman, fuori Roman è il niente. Ma no, ma non è una cavolata, perché appunto la prima fight è stata, la sua prima fight è stata veramente interessante, poi si è spaccato il braccio, è stato fuori un anno, è tornato, faccio un match contro Roman, vedi come i tempi in realtà si riducono parecchio, se vogliamo escludere le fight con Roman. Oh, cioè non è che sto inventando niente. Cody, però secondo me si sta andando scusami, fuori un po'. Scusa Seven, facciamoci i conti. Vai. Debutta a WrestleMania. E siamo d'accordo. Si rompe prima di Summer, non mi ricordo la tempistica esatta di quando fanno quell'incontro, prima di SummerSlam, diciamo. Mo non mi ricordo, il famoso Hell in a Cell, mi sa giugno. Quindi da aprile a giugno, so, 3 mesi sta larghi. E sta rotto tipo alla Royal Rumble, torna e affronta Roman. Perde, c'ha la faida con Brock Lesnar, che non è una bella faida. La faida contro il Judgment Day, Royal Rumble, affronta Roman, cioè è un anno e mezzo. Cioè, Cody Rhodes è un anno e mezzo, di cui 6 mesi sono contro Roman. Certo che fa meglio contro Roman. Se sta a cercare le date? No. non mi serve, per me è molto oggettivo, non ho bisogno di controllare. Io però Simon, secondo me Simon non è il periodo, cioè io non voglio fare un paragone con il regno di Like nel regno di Cody con quanto fatto da Roman, sono due cose che si seguono cronologicamente. Il mio focus, il mio intervento di prima era per mettere un attimino davanti il fatto che secondo me il regno di Cody nasceva da, per forza di cose, dalla mancanza dell'incertezza sportiva del risultato, perché io credo che nessuno di noi avrebbe pensato che Cody, dopo quella vittoria a WrestleMania contro Roman, avesse perso il titolo contro chiunque avrebbe difeso nei primi due premi live event, 3, perché un regno del genere, una conquista del genere, non puoi scemarla subito al primo che capita, chiunque fosse, perché la storia era troppo grossa, cioè finish the story e lo perdi subito, no, cioè impazzisco. Lì allora avrei detto hanno fatto un disastro con Cody. Quindi, ma stai confondendo, cioè tu stai dicendo esito scontato del match uguale assenza di storia, ma non è così. Mi spiego, perché secondo me dove non c'è incertezza di risultato, comunque sia una componente di hype ti viene un pochino a mancare, perché se prendiamo i Gestalt e Cody isolati dal mondo della narrativa, e Gestalt può abbattere Cody, se fosse uno sport vero, e Gestalt ha uno status, un palmarès, una storia, una carriera, che può abbattere Cody, non è vietato. Il fatto è che avvenga in quel momento lì, oltre con una storia debole, mi fa un pochino cadere di hype la prima difesa di Cody, per esempio. Però anche se fosse stata costruita forte come storyline, io non ci avrei creduto che Cody perde alla prima difesa. Quindi comunque sia, mi scende, è un percepito mio, magari sbaglio, però no, è questo che volevo dire. È vero, cioè per esempio Gunther contro Damian Priest è un match che tu... Cioè l'incertezza di risultato per me è un valore aggiunto enorme. Non decisivo. Tanto da farti dire se non è incerto è una storia di merda. No, certo. Riesco a scindere, bravo, e su questo sono d'accordo con te. Perché però, come ad esempio, e mo mi porti per farti un esempio astronomico, che non sto confrontando, è solo per farti un esempio, nella Bloodline quanti esiti erano scontati, ma ci ha regalato una storia assurda. Certo, però era sotto, era come una maglia sotto un maglione, cioè era lì sotto che scorreva, a volte forte, a volte in maniera clamorosa, a volte si indeboliva. Però non è la storia di quel match, ok? Era tutto il contorno. Ti faccio l'esempio, molto banale, magari non c'entra niente, però la storyline tra Liv e Rhea,
con Dominic, col Judgment Day e tutto il resto, era talmente coinvolgente, e lo è tuttora, perché dobbiamo vedere cosa succederà anche stasera alla live reaction, che paradossalmente mi avessero fatto un match che a me è piaciuto il match, mediocre, la storia sarebbe stata comunque importante per lo svolgimento. Quindi sono d'accordo con te su questo. Però se mi levi l'uno e mi levi l'altro, devo mettere tutto insieme. Allora c'è anche qualcosa che va, secondo me, a difesa di Cody, che ha questo status di vittoria enorme che mi fa pensare che non possa perdere subito. Allora, se seguiamo questo momento, vai Samu, scusa. Come dice Find, per chi legge fumetti, guarda film, ha il plot armor, cioè l'armatura da trama, cioè vince, cioè non, sai che non perderà mai, come Spider-Man, capito? È un po' quello, sì, è un po' quello. Poi secondo me anche non lo aiuta il fatto, ripeto, che lui è face, cioè perché oggettivamente secondo me è più difficile essere, cioè una posizione più scomoda paradossalmente rispetto a avere come personaggio uno che c'ha la stable, quindi può non mettersi davanti alle camere ogni settimana, prende, cioè quelli vanno, ti pestano come a sangue, come una zampogna, cioè sembra una, ma cioè, se noi andiamo a riprendere tutto il regno di Roman, cioè i pestaggi selvaggi fatti, cioè quello su a Riddle e Randy Orton terrificante, hanno spaccato metà ring, cioè un discorso complicato secondo me, cioè sì, vabbè, ma è stata secondo me una bella analisi, prendendo loro due è anche un discorso che non puoi scappare dal fatto che sono face heel, cioè John Cena aveva una quantità di storie di, io me lo ricordo soprattutto nel 2011-2012 che c'ho ricordi ben nitidi, salvo la rivalità contro CM Punk, Cena là aveva proprio storie orribili, proprio brutte, cioè Cena contro R-Truth, John Cena contro The Miz e John Morrison in uno steel cage, cioè quando sei face ti ritrovi in questa situazione, Lil no, certo. Lil certo. Genere, soprattutto se poi chiaramente se uno è grande, perché noi abbiamo, io sono più piccolo a mezzo e ho 25 anni, però vale a dire che so, la madre, la figlia di Parrucco, se è interessante o no Cody, capito? Cioè dai, è stata una bella discussione, secondo me sono punti di vista che comunque sì, ma Parrucco al solito non capisce niente, quindi... ma Parrucco che ne pensa, è stato zitto tutto il tempo, fatti sentire, ma sta giocando da por, dai, da Fortnite. Vi ho lasciato parlare a voi, no, sono due cose totalmente diverse. Io non sono un fan di Cody, lo sapete. Cioè, davvero? Ho preso... Ah no? No, lo dico anche per chi ci vede per la prima volta. Ho preso veramente tanta diciamo, cattiveria addosso sotto i miei video YouTube sul canale Rewind quando ne parlavo male. Quindi, cioè, io la penso così. Secondo me abbiamo una persona campione adesso che solo perché è campione è un evento, cioè volevate Cody campione, boh, basta questo, non serve altro per voi, e il pubblico è contento, quindi sì. Chi ha ragione il pubblico, abbiamo ragione noi quattro, noi o gli ebrachis, insomma, il pubblico vuole questo e si sta prendendo questo, fa schifo? Per me sì, è roba bassa al momento, per me è roba veramente bassa. Prende un pubblico di piccoli, compresa mia figlia, sì, perché mia figlia è affascinata dal WoW, dai fuochi d'artificio, dal è una festa quando lo vede, cioè, capito? Ma uguale con Jey Uso, un altro che per me al momento ha una scrittura pessima, però cioè, per me non sono neanche da paragonare, proprio perché hai Roman che anche nel suo periodo brutto da Big Dog comunque aveva delle storie che erano carine, secondo me, e hai un altro che solo perché è campione, questa è la storia, punto, lui è campione, basta, e non gli danno altro, o lui non cerca altro, non lo so, però siamo su due, per me siamo su due pianeti totalmente diversi, cioè, anche la rivalità di Sammy che voi avete citato, cioè, per me la rivalità di Sammy è oro. Abbiamo pensato tutti che potesse perdere Roman? Magari no, però è oro. Cioè, quella rivalità lì con Sami Zayn, quell'arco narrativo lì, è oro. Io spero che facciano lo stesso
con Cody nelle prossime settimane, magari con Randy, come scrive qualcuno in chat già da questo SmackDown. Non è difficile creare una storia che ti possa intrattenere. Faccio un esempio prendendo spunto dalla rivalità di Punk e Drew, che ne so, Carmelo Hayes, sparo il primo nome il che mi viene in mente, che ruba una foto ricordo di Cody con suo papà, per dire, una delle foto ricordo che lui è più caro, cioè valore della foto 1 euro, valore effettivo per Cody milioni di euro, e cioè, ci vuole poco per fare una roba simile. Cioè, la rivalità di Punk e Drew è verte su un braccialetto che costerà 50 centesimi, cioè, capito? E, però su Cody non lo vogliono fare questa cosa qui, e perché il pubblico americano vuole solo Cody campione, punto, il resto non gliene frega niente. E questa è la mia, è la mia opinione. Il pubblico mondiale, in realtà, perché mi viene a dire il pubblico mondiale. Sì, poi vai pure su, diciamo, Twitter, che normalmente non è il forum dei fan casual del wrestling, ma anzi è pieno di gente completamente fuori di testa, malata di wrestling, e si guarda anche la federazione del Wakanda, che però non è che mai letto, io non ho mai letto niente contro Cody, cioè giusto qualche... No, ma il fatto, ma la federazione fa bene a fare così, perché nessuno chiede, nessuno sta chiedendo storie, cioè almeno io mi sento, io e Brachias, magari anche Brachias, ci sentiamo in una minoranza, perché noi chiediamo non un campione diverso, perché Cody come campione ci sta, è giusto che lo sia, però delle storie, non ci basta Cody campione, punto. Cioè Cody campione che affronta Carmelo Hayes per X storia, che affronta Grayson Waller per X storia, cioè qualcosa, non possiamo avere degli sfidanti, uno nato da un torneo SmackDown, l'altro perché è uno youtuber, l'altro match con AJ Styles con un mese di ritardo perché prima lo youtuber ha la precedenza, e poi il match con Solo Sikoa, che sì, è coerente, è un accenno di storia carino che ci può stare, però verteva tutto sul ritorno di Roman, non verteva su Cody può farcela o no, verteva su a che ora, in che momento tornerà Roman, cosa farà Roman. Anche perché secondo me poi si riduce il problema, secondo me, troppo all'osso, nel senso che, prendendo anche spunto da quello che diceva il film di Simon, significa che per forza di cose allora uno deve aspettare una storia interessante con Cody, magari direttamente dopo un anno dove è passato un po' di tempo, e quindi pensi, ah ok, il regno è maturato un po', può perdere, perché se è fatto subito non perde, allora non ha senso seguire la storia. No, però tu non ti giochi a Backlash, una storia potente, capito? Cioè, secondo me ci mettono anche questo discorso dentro. No, però... No, ho capito quello che dire Simon, però volevo anche interpretare un attimo quello che aveva detto Edin. Io infatti, ti prendo l'esempio, Roman Reigns che vince in quel modo lì con LA Knight, sono stato il primo a criticarlo, perché Roman Reigns non ha bisogno a livello di status, non ha bisogno di aiuti per battere LA Knight, e su questo siamo d'accordissimo. Io quella difesa lì l'ho, tra virgolette, bocciata, cioè... Perché Roman si faccia aiutare per battere LA Knight non ha senso, non ha alcun senso, ma in ogni storia ha dei punti deboli e dei punti forti. Però sto dicendo che su Cody la mia sensazione, ma è la mia, che vale, ripeto, come quella di Brachias, come la tua, come quella di Fabio Vargio, come quella di Smith, come quella di tutti quanti nel mondo, è: ci accontentiamo di Roman di Cody campione, punto, e basta. Il pubblico è contento, di This Awesome, Cody Cutter, Crossroads, 1, 2, 3, tutti a caso lì, e fine. Il pubblico è contento, canta contento e basta. Cioè, stiamo dando alla WWE il modo di dire, lavorate facile, noi vogliamo Cody campione, fate quello che vi pare, vogliamo Cody campione. Penso in realtà Triple H l'abbia capito già qual è il modo migliore per lavorare facile, che è lavorare su il tipo di pubblico che è meno passivo, su quello del web, che vuole solo il bel match. Ma sì, ma al di là del bel match, no, al di là del bel match, non sto parlando del fatto del bel match, sto parlando che... È il motivo per cui fischiavano Sina, semplicemente Vince McMahon è l'ultima persona al mondo in cui gli puoi dire quello che vuoi fare, Triple H
strizza l'occhio a quel pubblico là, che se accontenti quelli le arene non ti fanno i bu, che magari sono 1000 persone su 8000. Dura verità. No, ma certo, però la cosa che io critico, e dopo qui chiudiamo e andiamo un po' di risposte rapide dalla chat, che poi chiudiamo anche la live. La cosa che critico è solo questa, cioè Cody campione, sì, perfetto, ottimo, va bene, però voglio la voglio il motivo di tifare Cody che mi possa tenere lì, e non ce l'hanno dato, secondo me. Ad esempio, vengo anche a quello che diceva Simon, per esempio, secondo me è stato da un certo punto di vista un po' inaspettato questa faida con la Bloodline, perché per certi versi, mo lasciamo stare la scontatezza che appunto c'era di Roman che tornava eccetera, però comunque rivedere subito dopo WrestleMania subito boom la Bloodline con un carico da 90, cioè tante persone con Cody appunto in un handicap dal punto di vista numerico, comunque va a mettere un po' di dubbio alla situazione. Ok, non la vince, non lo perde. No, vabbè, ok. Che ti devo dire?